Mille stelle filanti giocano in cielo, magico volo che porta il vento sul nostro carnevale. Come un pazzo pittore che fa cadere schizzi e colori su tutta quanta la mia città. Guarda la mascherina che arriva al mare, sembra aspettare il re che arriverà. Corre sulla spiaggia e sparge dei fiori, spegne l'inverno e accende i colori come le luci di un varietà. Scrive sulla sabbia baciata dal sole un messaggio, poche parole, bentornata felicità. Come un coriandolo vorrei poter volare insieme a te, e in ogni angolo scoprir la gioia e la magia che c'è. Se in una maschera puoi ritrovare un senso ai tuoi perché, quel viso d'angelo vorrei che somigliasse un poco a te. Vola coriandolo vuol dire che in fondo musica ce n'è. Per la via, mentre la bella ascolta dal perone, tu mi farai morire di passione, amore, amore, quando sarai mia. Solo un enigma sciogliere dovrai, bel cavaliere non... Ma come mai, Andre, ci schiumano tutti? Non lo so, perché siamo belli! È bellissimo, sembra incredibile. Noi appena varchiamo appunto l'entrata del corso al Carnevale di Viareggio 2009, i bambini ci prendono subito in d'assalto. Come mai? Non lo so, coriandoli, stelle filanti, panini, patatine, bombe a mano, gianduiotti. Allora, Andre, anche oggi grande divertimento, i carri hanno iniziato a sfilare da pochissimo, noi adesso vogliamo andare come sempre, come ogni anno, a conoscere un po' di persone. Beh, che... Io ti voglio dare un bacino perché sei carinissimo. Oh, caro lui, ma io sono sempre carinissimo. No, ma oggi più del solito. No, caro, allora senti, andiamo a farci un giro, andiamo a conoscere i personaggi che popolano e che animano il Carnevale di Viareggio 2009. Andiamo, andiamo, andiamo. Domanda amore ti risponderò, qual è quella città che tutto incanta e tutto amor? Viareggio, Viareggio, e la felicità come si chiama in ogni cuor? Viareggio, regina dell'amor. Ragazzi, il carnevale è spettacolare, se non ci siete ancora venuti venite! Ciao! Ragazzi! È l'unico ideale che sempre al cuor sorriderà. Viareggio, città del carnevale. Si parte! Si parte! Sì, fra un pochino partiamo. Come andiamo oggi? Bene, 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 benissimo. Fai un saluto a nome di tutti i trattoristi, fai un saluto alle nostre telecamere. Ciao a tutti, ciao! Ogni la bocca tua di birichina, oh bella via regina, la tua bella... 2009, guardate un po' in mezzo a tutta questa gente che ho incontrato, Burlina, ciao! Ciao! Allora Burlina, benvenuta anche in questa giornata, tu sei stata ospite nel nostro studio alla diretta che facciamo al dopocorso e ti ho incontrata anche qua, sei arrivata adesso? Sì. Allora, arrivata con la mamma, con il tuo abito... Ah, sono passati dei signori, ma va bene lo stesso. Allora, Burlina, senti un po', che ci racconti? Come hai visto questo carnevale? Troppo bello. Poi sono molto contenta e sono molto contenta di essere la mascotte di carri in miniatura. Ecco, importantissimo. Quindi tu oggi rappresenti il carnevale in miniatura, questa tua maschera che davvero diventerà ormai un simbolo. È molto importante questo per te. Senti, facciamo una cosa. Io siccome sono arrivata adesso e ancora non ho visto bene com'è il carnevale, le situazioni che ci sono oggi. Mi accompagni, andiamo un po' a fare un po' di baccano? Eh? Sì. E allora via, andiamo. Io e Burlina vi salutiamo. Ciao!
giganti giocano in cielo, magico volo che porta il vento sul nostro carnevale. Come un pazzo pittore che fa cadere schizzi e colori su tutta quanta la mia città. Guarda la mascherina che arriva al mare, sembra aspettare il re che arriverà. Corre sulla spiaggia e sparge dei fiori, spegne l'inverno e accende i colori come le luci di un varietà. Scrive sulla sabbia baciata dal sole un messaggio, poche parole. Ma cosa ci fai al di là della staccionata? Io faccio Miss Onda Anomala. Allora, qua c'è una bellissima situazione, ce ne parli un po'? Ascolta, è stata una bellissima manifestazione, siamo partiti da stamani mattina alle 7 con le riprese della RAI, stiamo andando avanti benissimo, c'è gente che per il martedì è veramente una grande gioia, le Miss sono stupende, sono state professionali anche se sono giovani, però va tutto bene, siamo contenti. Anna Maria, dammi la mano! Ah, il carnevale di 2009 l'ha vinto lei! Ciao! Ciao, grazie! Andasti o giovinastro a gran veglione, al braccio ti abbiamo visto di una bionda e ci facevi il nesce e burbiglione. È sempre più bello anche con questa giacca scintillante, Loris, ciao! Senti, non deve prendermi in giro la Serena, perché il prossimo anno il Festival dei Rioni non lo facciamo più. È lei che è bella, io sono preparato, è lei che è bella, è diverso. Senti un po', ti sta divertendo questo Carnevale 2009? È coinvolgente, mi sembra di aver capito. Mi sto divertendo anche perché spesso e volentieri scendo dalla tribuna e vengo a giocare con il pubblico, perché penso che il pubblico sia parte integrante della manifestazione e sia veramente il dodicesimo uomo in campo quando si vede la partita di calcio. Per cui viva il Carnevale, ma viva il pubblico che si diverte con noi. Grazie Loris, buon lavoro! Un bacino! Telegiornale ha un confettino che ha preso il posto del bicarbonato, ma invece del benefico ruttino ti fa... Mitico, possiamo dire oggi, grandissimo spettacolo, riuscitissimo, le Miss belle belle belle. Battista Ceragioli, raccontaci un po' questa giornata e questo evento. Ma siamo molto contenti innanzitutto di essere tornati a Viareggio per la 15ª edizione, che mi sembra una data importante per il nostro giovane concorso. Due, perché in una meravigliosa cornice come quella del Carnevale di Viareggio di Piazza Mazzini credo che non abbia eguali né in Italia né in Europa né nel mondo, perché Viareggio è il Carnevale e ci tengo a sottolinearlo. Tante persone si dicono questo è il Carnevale di, questo è il Carnevale. Noi siamo Viareggio, il Carnevale non ha bisogno di altri collegamenti. Bella manifestazione, bellissime ragazze, tutte meritavano, ma d'altra parte ne vince una sola e speriamo che abbia vinta la migliore, secondo me sì. Mi hanno detto che sono tutte bellissime, giovanissime, ma che sono state brave appunto nelle coreografie e nel vivere questa splendida giornata. Sì, sono state molto brave, molto disponibili, perché sono state fuori sei minuti con questo freddo e hanno avuto un coraggio da leone, però hanno fatto questo, molto volentieri. Battista, grazie, ciao! Grazie a voi, grazie mille. Tacabanda o maestro direttore?